economia, questi 3 giorni in Africa, cultura, cooperazione e anche tanta Europa in questi 3 giorni. Oggi l'incontro con gli universitari, noi dopo tanti anni pensiamo che sia necessario che l'Italia sia presente in Africa, perché è inutile dire aiutiamoli a casa loro se poi tagliamo sulla cooperazione, è inutile dire aiutiamoli a casa loro se poi gli altri paesi qui fanno le iniziative che servono per avere una buona cooperazione bilaterale e noi no. Di tutti gli elementi discussi in Nigeria, in Ghana e in Senegal, credo che molte siano le cose che ci portiamo dietro. Forse la cosa, come sempre, un po' ormai tradizionale è l'incontro con gli studenti e con i giovani delle università. Qui la metà della popolazione ha meno di 18 anni, in Senegal ad esempio, qui a Dakar. La dice lunga sul fatto che c'è bisogno di un investimento sulle nuove generazioni, un investimento però che sia fatto di cultura, di valori, di identità. Io qui oggi ho parlato di nuovo umanismo perché l'attenzione all'umanesimo in passato è stata una delle chiavi dello sviluppo dell'Italia. Avere dei valori e raccontare a questi giovani che cos'è l'Italia e come possiamo collaborare insieme è un grande elemento di forza. Quindi usciamo da questi 2 giorni in Africa con la consapevolezza che l'Italia è un grande paese e che in questo essere grande paese abbiamo bisogno di essere più forti sullo scacchiere mondiale, più forti in particolar modo nella relazione con l'Africa.